le nostre specifiche competenze tecnico-giuridiche. Nuova manifestazione del personale giudiziario stamattina davanti al Tribunale di Santa Maria Capo Vetere per protestare contro il governo Renzi che prevede l'integrazione del personale, un settore fortemente carente, con un altro inadeguato e proveniente da altri enti. Ora, per migliorare la macchina della giustizia letteralmente ferma proprio perché ha un organico ridotto all'osso, il governo vuole sopperire le assenze con soggetti provenienti da altri enti come la Croce Rossa. In pratica un barelliere o un infermiere si troverà a gestire la delicata materia giudiziaria senza averne competenza. Dopo il danno la beffa, perché questo personale andrà addirittura ad occupare anche ruoli dirigenziali. Quanto all'interno dei tribunali, l'80% degli assistenti giudiziari e dei cancellieri, dicono i manifestanti, sono in possesso di laurea, master ed altri titoli e con una formazione ventennale acquisita sul campo. Noi abbiamo sentito il personale, il presidente del Consiglio degli Avvocati e un sindacalista per capirne di più. Io do voce a tutti i colleghi del settore giudiziario, è una questione di dignità, la dignità dei lavoratori giudiziari calpestati da 20 anni senza una giusta riqualificazione. Sono arrivati personale da altre strutture tipo Croce Rossa e ci hanno scavalcato, e per questioni economiche e per questioni giuridiche, è una questione, ripeto, di dignità. Non ci fermeremo, abbiamo previsto una manifestazione a Roma il 24 ottobre in cui il nostro ministro Orlando insieme al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati andrà dal presidente Renzi per chiedere per personale della giustizia maggiori fondi, perché anche questa è una questione di dignità. I nostri fondi vengono presi da altri ministeri e a noi rimangono le briciole. Oggi sono presente qua in partecipazione di tutta l'avvocatura sammaritana perché ritengo che la partecipazione dell'avvocatura sia fondamentale nella risoluzione di queste problematiche. Quindi noi tutti avvocati condividiamo questa manifestazione e riteniamo che gli amministrativi insieme alla magistratura, insieme all'avvocatura, siano tre supporti indispensabili perché la giustizia funzioni. Chiaro che se non verrà posto rimedio a queste contestazioni, quindi anzi ai motivi di queste contestazioni, riteniamo che si vada ancora peggio nell'amministrazione della giustizia. Noi già oggi avvertiamo difficoltà, sebbene ci siano comunque sforzi da parte di tutti gli amministrativi di gestire al meglio il rilascio delle certificazioni, delle documentazioni, tutto ciò che è inerente al lavoro delle cancellerie, però riteniamo che questi problemi vadano affrontati e risolti dal Ministro per consentire anche al terzo appoggio, diciamo, dell'amministrazione della giustizia, cioè gli amministrativi, di essere partecipi nel migliore dei modi. Devono essere riqualificati, devono essere retribuiti in maniera adeguata perché possono trovare anche nel lavoro la soddisfazione che ognuno cerca nel proprio. Grazie. Come mai sia possibile che da un giorno all'altro il barelliere possa fare il cancelliere o il cancelliere possa fare il barelliere? Qualcun altro dovrebbe spiegarci perché negli altri comparti ministeriali i colleghi hanno avuto 2, 3, 4 riqualificazioni e noi della giustizia asini siamo entrati e probabilmente asini usciremo. Terza cosa ed ultima, c'è un però. Se gli inquilini di Palazzo Madama e Montecitorio vogliono che la giustizia funzioni in una certa maniera, noi come dipendenti ci adeguiamo, però pretendiamo i nostri diritti come loro giustamente pretendono i nostri doveri. Da Santa Maria Capo Vetere è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it.